Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa, ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione di Antenna 3. Dunque andiamo a vedere di cosa parleremo questa sera in questa edizione, alla consegna dei lavori degli alloggi popolari di via Pisacane a Massa. I residenti chiedono aggiornamenti, il sindaco risponde rassicurando gli abitanti. Frana Canevara, proseguono gli accertamenti tecnici sulla strada colpita dallo smottamento, le parole del sindaco Persiani. E ancora ci occuperemo del cuore in 3D per Andrea Bocelli, l'Opa di Massa omaggia il tenore con una riproduzione tridimensionale del suo cuore. Allarme, invasione insetti, cecidamia in Lunigiana, colpite le piantagioni di olivo e interrotta la produzione di olio Coldiretti che chiede aiuto. Ed infine, in memoria di Giovacchino Pitanti, una giornata per ricordare l'ex operaio leader della vertenza Eaton. Questo e molto altro a tra pochissimo. Il cibo può essere raccontato, fotografato, osservato. Il cibo all'acino nero è gustato, abbinato, assaporato. Acino nero, il gusto armonioso ed equilibrato dei sapori della natura. Taste Experience. Marina di Massa, via Magliano 22. DR4.0 full optional di serie con 5 anni di garanzia. Incredibile Formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxi rata 0. E tua in sole 60 rate da 339 euro. Corri in concessionaria, l'offerta è valida solo per poco. E di nuovo buonasera, rieccoci con le informazioni del telegiornale. Come avete sentito dai titoli di apertura, ci occuperemo subito in primo piano degli alloggi popolari di via Pisacane a Massa. I residenti chiedono aggiornamenti in merito alla consegna dei lavori. Il sindaco conferma che il palazzo di competenza comunale è pronto. Ascoltiamo però tutti i particolari in questo primo servizio di apertura. Siamo tornati in via Pisacane, sollecitati da alcuni residenti. La storia è sempre la stessa, ve la raccontiamo da diversi anni. I palazzi di via Pisacane, in cui ci sono diversi alloggi ERP, alcuni invece sono appartamenti acquistati appunto da questi residenti, dovranno essere demoliti. Al loro posto sono stati costruiti due nuovi palazzi, questi che vedete alle mie spalle. Uno è in stato, diciamo, di consegna, mentre l'altro è ancora lontano dall'essere ultimato. I residenti ci hanno sollecitato, insomma, ci hanno richiesto un intervento, ci hanno richiesto di venire qua perché ci sono diverse questioni in ballo. Intanto il palazzo che doveva essere consegnato a chi ha acquistato gli appartamenti non è ancora pronto, ci sono state diverse proroghe per la consegna di questi appartamenti, adesso sono stati richiesti ancora 3 mesi di attesa, ma ovviamente le persone attendono di entrare nelle proprie case, insomma, hanno diversi disagi, anche perché i palazzi in cui vivono sono appunto pericolanti.
Gli abitanti degli alloggi di edilizia convenzionata, tuttavia, avrebbero alcune perplessità anche in merito ad alcune scelte architettoniche definite singolari riguardo agli alloggi. C'è chi lamenta la metratura degli immobili molto inferiore rispetto agli attuali appartamenti, c'è chi contesta invece la scelta, per esempio, di inserire nel nuovo progetto il bagno in direzione strada, lamentando la poca privacy. Sono tutti d'accordo però sulla necessità di appropriarsi dei propri alloggi, in quanto l'attuale palazzo, lo ricordiamo, ha diversi problemi strutturali di natura sismica. Come ci hanno spiegato i condomini, c'è anche molta attesa perché i ritardi nella consegna sono stati moltissimi. In principio era stato settembre 2023, poi il mese di febbraio 2024. Attualmente sembra che gli alloggi saranno consegnati entro l'estate. A confermarlo è stato lo stesso sindaco Francesco Persiani, rassicurando gli abitanti degli alloggi di edilizia convenzionata che il palazzo è pronto e mancherebbero solo alcuni allacci. La situazione è invece diversa per gli alloggi gestiti da ERP, i quali sono molto più indietro con il cronoprogramma. Per quanto riguarda gli alloggi ERP, ci sarebbero invece dei ritardi nel cantiere. Gli alloggi dovevano essere infatti consegnati a maggio 2023. I lavori però sembrano ancora fermi. Interpellata l'amministrazione, il sindaco Persiani avrebbe riferito di essere a conoscenza dei ritardi nel cantiere, ma di monitorare costantemente la situazione. Accertamenti su tecnici sulla strada di Canevara, dove si è verificato uno smottamento a causa del maltempo. Gli aggiornamenti del sindaco Francesco Persiani, ascoltato proprio ieri in occasione dell'inaugurazione di Balnearia. Sentiamo le sue parole. Abbiamo fatto delle verifiche stamattina con i nostri tecnici, ci sono delle situazioni che devono essere ancora attentamente vagliate perché ci sono dei massi che potrebbero essere una situazione di pericolo. E quindi oggi purtroppo, ieri il maltempo non ha consentito un intervento radicale. Comunque ci stiamo attrezzando naturalmente per domani mattina per fare i primi interventi. Nel frattempo la strada rimarrà chiusa, c'è una parte che naturalmente è gestita da, attraverso un semaforo che permette lo scorrimento, anche se un po' naturalmente disagiato per chi deve andare naturalmente a Canevara. La strada sappiamo che è abbastanza pure provinciale, ma c'è stato l'intervento naturalmente di Vigili del Fuoco, del Comune, della Provincia, dei nostri reperibili, insomma la situazione è molto attenzionata e io spero nei prossimi giorni già di dare delle indicazioni più precise per superare questa emergenza. Quindi naturalmente si tratta anche di incolumità pubblica, quindi i provvedimenti che vengono assunti sempre in questa ottica e naturalmente personalmente terrò sempre costantemente monitorata la situazione per poter dare le informazioni opportune ai nostri cittadini. E proprio il sindaco Francesco Persiani ha confermato oggi che sono stati avviati sopralluoghi in prossimità delle frane causate proprio dal maltempo degli ultimi giorni. Gli uffici comunali starebbero facendo il possibile per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. I residenti di Marina di Massa, in particolare quelli di Via Stradella e Via Pisa, sono in fermento a causa dei ricorrenti problemi legati alla rete fognaria che stanno portando ad allagamenti in diverse zone. A sollevare il tema è stato Antonio Confrancesco, presidente dell'associazione Massa Futura, sottolineando la mancanza di attenzione da parte dell'amministrazione comunale in merito al problema. La situazione critica sarebbe aggravata dalla condotta fognaria comunale obsoleta, incapace di gestire adeguatamente il flusso di scarichi, causando spesso il riversamento di liquami nei piazzali condominiali e in strada. Nonostante le segnalazioni agli uffici comunali, i residenti lamentano la mancanza di risposte concrete e di azioni efficaci da parte dell'amministrazione. Confrancesco ha quindi lanciato un appello alla sindaco, alla giunta e agli uffici comunali chiedendo un intervento tempestivo. Durante i servizi di controllo dei carabinieri di Pontremoli sulla Lunigiana, coordinati dal comando provinciale di Massa, è stato individuato un cittadino di 48 anni, residente a Roma, che risultava essere destinatario di un ordine di carcerazione per scontare una pena residua di 4 anni e 5 mesi per reati contro la famiglia.
Dopo le procedure di rito è stato condotto nel carcere di Massa. Durante lo stesso servizio è stato registrato un incidente stradale in cui il conducente, un uomo di 45 anni, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico superiore alla normativa vigente. La sua patente è stata ritirata e inviata alla prefettura di Massa Carrara. Una situazione simile si è verificata per una donna di 50 anni trovata positiva all'alcol test durante i controlli stradali con conseguente ritiro della patente anche per lei. Ancora la cronaca, andiamo questa volta a Viareggio, dove non è andata a buon fine il tentativo di un furto di un 23enne di Viareggio. Il ragazzo infatti avrebbe messo in atto un furto del valore complessivo di circa 500 euro in un noto negozio di abbigliamento della città. Verso le 11 di questa mattina, dopo le grida della commessa del negozio, una vigilessa è corsa dietro al ladro avvisando le altre pattuglie presenti e bloccandone così la fuga, recuperando la rifurtiva e riconsegnata poi al negozio. Al momento dell'arresto il 23enne non aveva documenti e risultato irregolare sul territorio e con precedenti per furto e ricettazione. Il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, espone il suo malcontento per l'attività di trasporto pubblico attuata da Autolinee Toscane. La causa di ciò sono le lamentele degli utenti, tra cui lavoratori, pendolari e anziani che, non avendo possibilità per spostarsi, attendono inutilmente i mezzi di trasporto, i quali spesso non si presentano alle fermate. Alla luce di ciò, il sindaco di Tresana sul lavoro di Autolinee ha affermato: diffido Autolinee Toscana dal ripetersi di questi eventi e se domani mattina non saranno ripristinate le corse, agirò per vie legali. Un cuore 3D per Andrea Bocelli, il tenore in visita al Biocardo Lab è stato omaggiato da ingegneri e medici di monastero. Vediamo. Un grande regalo per Andrea Bocelli. Come ringraziamento per aver accompagnato con la sua voce nel maggio scorso l'inaugurazione del nuovo blocco operatorio, la Fondazione Monasterio ha omaggiato il maestro con una riproduzione tridimensionale del suo cuore. In occasione della visita del tenore al Biocardio Lab dell'Ospedale del Cuore di Massa, il laboratorio di bioingegneria diretto dall'ingegnere Simona Celi, gli ingegneri del laboratorio hanno consegnato al maestro la riproduzione 3D del suo cuore, realizzato partendo dallo studio delle sue immagini TAC. Grande emozione da parte del tenore, il quale, molto incuriosito dal funzionamento e dall'anatomia del cuore, ha posto ai medici presenti moltissime domande, alle quali hanno risposto radiologi, cardiologi e cardiochirurghi di monasterio, tra cui il dottore direttore dell'unità operativa di cardiochirurgia adulti Marco Solinas e il dottore direttore dell'unità operativa diagnostica per immagini dell'ospedale del cuore Angelo Monteleone. La visita del maestro è stata molto significativa per far conoscere la Fondazione Monasterio, la quale ha avuto l'occasione di accendere il riflettore sull'attività di ricerca quotidiana svolta dal Biocardio Lab, gruppo di lavoro multidisciplinare in cui ingegneri, fisici e clinici lavorano in sinergia per produrre modelli 3D dei cuori dei pazienti di tutte le età, i quali vengono utilizzati dai medici per la formazione e la simulazione degli interventi prima di entrare in sala operatoria. Il Polo Progressista di Massa ha organizzato un incontro pubblico riguardante l'intervento in via Benedetto Croce, suscitando reazioni di frustrazione e sorpresa tra i residenti per la mancanza di comunicazione riguardo alla trasformazione in corso. Il Polo si chiede se il progetto sia motivato da un'autentica volontà di migliorare la qualità urbana o se sia frutto di opportunistici interessi economici. Per il Polo è fondamentale garantire un coinvolgimento attivo dei cittadini nei futuri progetti urbani e si impegna a essere portavoce delle loro preoccupazioni presso l'amministrazione comunale, sottolineando l'importanza di una comunicazione trasparente e di coinvolgimento più effettivo della comunità nella definizione del futuro della città. Altre notizie vi aspettano, ma prima ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, tra poco.
macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. Invasione dell'insetto cecidomi a rischio l'ovicoltura lunigianese. L'appello di Coldiretti Massa Carrara agli hobbisti, richiesta una collaborazione per fermare immediatamente la sua diffusione. Ascoltiamo tutti i dettagli. È allarme nel mondo dell'agricoltura lunigianese di fronte all'invasione del microscopico insetto cecidomia, il quale infetta le piante di olivi, bloccandone il ciclo vegetativo e impedendo di conseguenza la produzione di olio. Complici dell'arrivo della cecidomia lunigiana, le giornate primaverili, le quali hanno favorito la proliferazione dell'insetto. A denunciare la grave situazione è Coldiretti Massa Carrara, preoccupata per il futuro di migliaia di piante. Vai. In Lunigiana da circa 6 anni stiamo combattendo contro questo insetto, un insetto autoctono che però ha perso completamente il controllo. Nella zona della Bassa Lunigiana abbiamo già una situazione di estrema emergenza che ha portato a un azzeramento totale della produzione. La situazione sta progredendo e sta raggiungendo lentamente anche l'Alta Lunigiana. Le soluzioni le stiamo elaborando in questo momento perché non abbiamo situazioni chiare su come poter intervenire in modo efficace contro questo insetto. In collaborazione col sistema fitosanitario regionale stiamo, oltre a portare avanti l'attività di monitoraggio già condotta nel 2023, porteremo anche una fase di sperimentazione di trattamenti che potranno contenere questo insetto. Tirreno CT e Balnearia torna all'evento fieristico a Marina di Carrara. Tra professionisti della ristorazione e della pasticceria, numerosi gli appuntamenti in programma e presenta l'inaugurazione anche il presidente Gianni. Vediamo. Al via Tirreno CT e Balnearia, gli eventi fieristici per gli addetti dell'ospitalità italiana, che accolgono centinaia di professionisti della ristorazione e della pasticceria. Presente al taglio del nastro nel polo fieristico di Marina di Carrara il presidente della regione Eugenio Giani, il quale ha espresso la soddisfazione per l'organizzazione dell'evento. Indubbiamente è molto importante per tutto quello che nella Toscana significa food, significa prodotti per l'industria per noi preziosa del turismo balneare, ma da 44 edizioni questa fiera si è consolidata e sta oggettivamente crescendo nell'attenzione della gente, nell'attenzione degli operatori, e per la regione toscana è anche un'occasione per mostrare il buon lavoro e quindi lo sviluppo, il rilancio del sistema fieristico di Carrara. Devo dire che noi avevamo avuto momenti di crisi rispetto alla Marromacchina, alla struttura che ospita la fiera, ma in realtà li abbiamo superati. Presente anche Paolo Caldana, presidente di Tirreno Trade, società organizzatrice dei due eventi fieristici. Quest'anno è stato un percorso abbastanza duro per poter riportare molti espositori qui a Carrara, ma siamo contenti perché la fiera abbiamo aperto anche il quarto padiglione, quindi gli espositori sono numerevoli, di alta qualità, sia per la Tirreno CT del Food and Beverage, ma soprattutto anche dell'area di
della balneazione. Auguriamoci che in questo periodo, in questi giorni, l'afflusso sia notevole, ma soprattutto sia di qualità, che a noi interessa non un pubblico soltanto di visitatori, ma un pubblico specifico del settore turistico e alberghiero e della ristorazione. Fino al 6 marzo sono numerosi i programmi nel polo fieristico. Con Balnearia il focus è sul futuro delle spiagge italiane, con centinaia di operatori balneari preoccupati per il futuro delle concessioni demaniali. In ambito culinario, invece, presente la Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, con la degustazione della seconda categoria del concorso Miglior Colomba Italiana e la selezione per il Sugar Artist World Championship, che si terrà a Milano nel 2025. Previste le premiazioni del concorso Miglior Colomba Italiana 2024 e del Campionato Italiano Artisti Decoratori 2024. Inoltre, il campionato italiano Eccellenze con premiazione finale nel pomeriggio. In programma anche dimostrazioni, show cooking e masterclass. Prevista anche la sfida tra due barman professionisti della Federazione Italiana Barman con la proclamazione del vincitore e i campionati di pentathlon e triathlon della cucina italiana. Le opere del pittore, paroliere e scrittore viareggino Sandro Luporini sono da oggi proprietà della città di Viareggio. Il comune ha firmato il contratto di acquisto per un investimento di 225.000 euro per oltre 160 opere alle quali verranno esposte al Palazzo delle Muse. Al momento le opere sono inventariate per poter entrare a far parte dei beni culturali della città di Viareggio e per poi permettere ai cittadini la fruizione, omaggiando così un'importante figura della città di Viareggio, la quale ha collaborato con artisti del calibro di Giorgio Gaber. Una giornata in memoria di Gioacchino Pitanti, ex operaio leader della vertenza Eaton e di tante altre battaglie. Lo hanno ricordato commosse moltissime persone, con lui hanno condiviso momenti di vita e di lavoro. Il servizio è a cura di Benedetta Bianchi. Un leader, un lottatore, un amico, un compagno, questo era Gioacchino Pitanti per i tanti che oggi lo ricordano a un anno dalla sua scomparsa. L'operaio che suo malgrado è diventato il simbolo della vertenza Eaton ha lasciato un vuoto incolmabile per ciò che riusciva a trasmettere, per la forza di volontà e la speranza viva e forte che aveva di poter cambiare il mondo del lavoro e non solo. La chiusura della multinazionale fu una delle ferite più grandi a livello di occupazione per il territorio, ma Pitanti fu sempre in prima linea, così come è sempre stato presente e vicino ad altri operai in occasione di altre battaglie lavorative e sindacali. La mancanza di quel compagno, purtroppo come altri, ci ha insegnato che non si è eterni, ma noi lottavamo per avere ragione di una vertenza che ci sembrava ingiusta per questo territorio. Purtroppo noi come sindacato all'epoca abbiamo perso una battaglia, perché la Eaton ha chiuso. Gioacchino era sempre stato in prima linea, perciò ecco perché a noi è venuto in mente di ricordare questo. I sacrifici che aveva fatto erano immensi per quello che era il suo ruolo. Però noi abbiamo perso una battaglia e lui un giorno mi disse che la guerra l'aveva persa questo territorio, quando non capiva che doveva lottare insieme ai lavoratori. Alle lacrime agli occhi e la voce rotta Alessio Castelli, che con Pitanti visse fianco a fianco gli anni e la lotta della ex Eaton, e come lui le tantissime persone che hanno partecipato all'evento organizzato da una rappresentanza di lavoratori in sua memoria a Palazzo Ducale. Gioacchino è sempre stato non solo come sindacalista ma anche come amico di tutti, perché credo che tutti portiamo dentro qualcosa che lui ci ha lasciato, non solo come sulla lotta per la vertenza Eaton, ma proprio come rapporto umano. Qualcuno ci ha lasciato qualcosa a tutti dentro. E questa iniziativa è nata anche come lui era il simbolo della vertenza Eaton, perché siccome oggi si parla della vertenza Eaton, si parla di lui,
anche il ricordo di tutte le altre compagne di lavoro che ci hanno lasciato. Voleva essere anche fatta questa giornata ricordando Gioacchino, ma anche ricordando tutti gli altri nostri compagni che ci hanno lasciato. Presenti tra gli altri anche l'ex sindaco Roberto Pucci e Raffaele Parrini, all'epoca assessore al lavoro. Tanti gli interventi, tanti ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e stargli vicino, e un pensiero commosso va a Gioacchino anche da parte nostra, che con lui abbiamo condiviso e raccontato tanti momenti difficili. È Lorenzo Giuntini, presidente della cooperativa Morelli, attiva da oltre 50 anni a Lucca, il nuovo presidente di Conf Cooperative Toscana Nord. Giuntini prende il testimone da Giuseppe Gori, che ha guidato l'associazione per 8 anni. La nomina è venuta oggi all'unanimità durante l'assemblea di CTN dal titolo Lavoro, Comunità e Futuro, che si è svolta in un clima di lutto e profonda commozione per la prematura scomparsa di Claudia Fiaschi, presidente di Conf Cooperative Toscana. Ora Giuseppe Gori, in qualità di vicepresidente vicario di Conf Cooperative Toscana, assumerà la reggenza dell'associazione fino al rinnovo degli organi già previsto per aprile 2024. Si è conclusa con un'onda di colori e allegria che ha letteralmente invaso l'atrio del Palazzo Comunale in Piazza Matteotti l'edizione 2024 del Carnevale Pietrasantino. L'ultima sfilata in calendario, partita con un'ora di anticipo per provare a dribbare i capricci di Giove e Pluvio e senza biglietto d'ingresso, come da indicazione dall'assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci, alla fine si è dovuta arrendere alla pioggia, nonostante un numero tutt'altro che trascurabile di persone intervenute ad assistere all'ultima esibizione dell'anno di Carri e Mascherate. Fra i carri allegorici, primo posto il premio Frido Graziani per la Contrada Brancagliana, piazza d'onore per antichi feudi con l'intelligenza artificiale, un ospite eccezionale al nostro carnevale. Terzo posto a Strettoia Mente, disconnessi della Contrada Strettoia. Lo spettacolo Venere Nemica con Drusilla Foer, inizialmente in programma venerdì 22 e sabato 23 marzo al Teatro degli Animosi di Carrara, è stato posticipato a mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, sempre alle 21, per indisposizione dell'artista protagonista. I biglietti e gli abbonamenti già acquistati restano validi per queste nuove date. Quelli per la data di venerdì 22 marzo saranno validi per mercoledì 8 maggio, mentre quelli per sabato 23 marzo saranno utilizzabili di conseguenza per la replica di giovedì 9 maggio. Emanuela Battecola sarà al ridotto del Teatro Animosi di Carrara il 6 marzo alle 17 per presentare il libro Donna Faber, lavori maschili, sessismo e forme di resistenza, edito dalla Fondazione Feltrinelli. Sarà introdotta dalla giornalista Cristiana Lorenzi della Nazione e Antonio Celano, direttore artistico dell'Associazione Culture. Abatecola è una docente presso l'Università di Genova, specializzata in sociologia del lavoro e sociologia generale, e ha affrontato il tema della discriminazione delle donne nel mercato del lavoro, esplorando anche sfruttamento e violenza di genere. Ha condotto una ricerca sui lavori maschili, da cui è nata poi la mostra sociofotografica Donne Faber. L'evento è gratuito fino ad esaurimento posti. Diamo uno sguardo a te adesso alle previsioni meteorologiche. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 5 marzo. Cielo poco nuvoloso, temperature minime in diminuzione, venti deboli o moderati e mare mosso. Mercoledì 6 marzo. Tempo instabile, temperature in calo, venti moderati e mare molto mosso. Andamento nei giorni successivi. Tempo in miglioramento, temperature stazionarie, venti deboli o moderati e mare mosso. Per aggiornamenti, meteoapuane.it.
meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Ed è con il bollettino meteo che termina questa edizione, non ci sono altre notizie. Non mi resta che augurare a tutti voi una splendida serata e vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia. Alla prossima, arrivederci.